Salve, uno dei giorni più belli e più felici della mia vita è stato quando ho imparato ad allacciarmi le scarpe. Ricordo perfettamente, ero molto piccolo, forse 3-4 anni, e un alunno di una mia zia che faceva la maestra mi insegnò come allacciarmi le scarpe, cioè mi insegnò il metodo. È stato un giorno straordinario, bellissimo perché per la prima volta mi sentivo grande, avevo fatto una cosa difficile e questo mi faceva sentire molto grande. Che cosa c'entra con la filosofia allacciarsi le scarpe? Lo vedremo subito. Noi abbiamo detto che la filosofia è una riflessione sull'esperienza. Ma perché compiere una riflessione sull'esperienza? Per conoscere il senso di ciò che si manifesta, di ciò che accade. Per capire che cosa c'entra ciò che accade con noi, e questo è assolutamente importante in filosofia. Cioè, che cosa è utile per me rispetto a quello che ci accade? Anche questo dobbiamo capire. E se quello che ci accade è utile oppure può essere un nemico. Per i primi filosofi, cioè, capire che cosa è il senso di un'esperienza alla fine significava soprattutto capire come funziona il mondo. Ma quando noi compriamo un oggetto, qualcosa, ci viene offerta anche, diciamo, una guida, un manuale. I filosofi non avevano un manuale per capire come funziona il mondo e quindi hanno dovuto inventarlo un manuale, cioè hanno dovuto inventare un metodo che è parola greca che significa cammino. Quindi un cammino, un procedimento, capire i passi necessari per comprendere meglio come funziona il mondo. Ed è stato così che piano piano hanno cominciato a capire se alcuni che il mondo funziona ad acqua, come talete, o con l'aria, come, o meglio dire, lo spirito vitale, come Anassimene, o funziona attraverso la dialettica, Eraclitea e così via discorrendo, fino a trovare sempre più complessi funzionamenti della realtà. Ma per fare questo hanno dovuto inventare un metodo, un procedimento per capire come funziona il mondo. Ora, il metodo che avevano a disposizione era quello offerto dal mito, che era un metodo per loro assolutamente inadeguato. Era il metodo analogico, c'è un metodo che compara struttura con struttura, forma con forma, elemento con elemento. E infatti nel mondo greco noi troviamo questa sorta di metodo di analogie, comparando per esempio una struttura, un evento, la guerra con un dio, per poi costruire addosso a questo un racconto e tutta una serie di altre vicende e conseguenze. Ora, per i filosofi invece, si trattava di inventare qualcosa di meglio, qualcosa che in qualche maniera seguisse anche il modo con cui la stessa ragione opera. E così hanno inventato la logica. Anzi, gli antichi proprio hanno, diciamo, raccolto tutti i libri che Aristotele ha scritto intorno alla questione del metodo, proprio sotto il nome di logica. Ora, la logica è un discorrere per argomentazioni, cioè con uno svolgimento dove c'è un inizio, uno sviluppo e alla fine c'è proprio una conclusione. Questa è la logica. Inizio, svolgimento e conclusione. E allora hanno cominciato a pensare che il mondo funziona proprio così, come qualcosa che ha avuto un inizio, ripeto, per esempio l'acqua, il soffio vitale, il fuoco, i quattro elementi, che diciamo hanno uno svolgimento, che sono poi le varie trasformazioni di un elemento in un altro elemento, per poi avere una conclusione. E alcuni ci indicano le più svariate conclusioni, il soffio vitale alla fine ci abbandona e tutto muore, oppure il fuoco eracliteo che può anche spegnersi, eccetera, eccetera, eccetera. E dunque ecco un altro passo importante per comprendere gli inizi, gli albori della filosofia, come
comprendere che la storia della filosofia è anche legata ai suoi metodi, che sono fondamentali nel modo di pensare e anche nel modo di vivere, come per me è stato fondamentale imparare ad allacciarmi le scarpe. E siccome bisogna anche seguire un metodo pure per fare un video su YouTube, ecco che per esempio un mio alunno mi ha detto che il metodo da usare alla fine è quello di suggerire, invitare chi sta vedendo questo video a mettere dei like, mi pare che si dica così, oppure a fare anche dei commenti, insomma, sbizzarritevi a dirmi cosa ne pensate su quello che ho appena detto. Grazie.